Ecco, ci siamo in diretta anche questa sera, anche oggi, è il nostro terzo incontro della terza edizione di Traslazioni. Traslazioni, la rassegna dedicata ai traduttori e alle traduttrici. Lo diciamo sempre e lo ripeto anche ora, il lavoro dei traduttori è un lavoro importantissimo perché ci permettono di leggere tutti i romanzi, saggi o quant'altro che non potremmo leggere se non sappiamo la lingua originale in cui i testi sono stati scritti. Quindi è un lavoro che è veramente fondamentale. Per fortuna in questi ultimi anni si sta dando un po' più di attenzione anche a queste figure. L'abbiamo detto, molte case editrici, non tutte, però stanno aumentando quelle che lo fanno insieme alla biografia degli autori dei libri che vengono pubblicati, mettono anche la biografia del traduttore e questa è una cosa importantissima, oppure il nome del traduttore, come ieri sera diceva Michele Piumini, con cui eravamo in diretta, anche sulla copertina del libro stesso. Quindi io ringrazio Valentina Marcoli della Mondadori di Borgomanero perché è da lei che è partita l'idea di questa rassegna. Ormai, come dicevamo, siamo già alla terza edizione. Ciao Valentina. Ciao Laura. Ecco, e sono davvero molto felice di essere qui in compagnia della nostra ospite che adesso Valentina ci introduce. Vai, Val. Allora, innanzitutto benvenuta Camilla Pieretti, la nostra ospite di questa sera. Ciao Camilla. Allora, io faccio un breve riassunto degli autori che erano anche in locandina, che tu hai tradotto. Katrin Mansfield, Leonard Cohen, Bob Dylan, Edward White, Joyce Carol Oates, Michael Rosen e tanti altri. Però appunto in prediretta ci stavi raccontando un po' di cose molto interessanti che ti differenziano un po' dagli altri incontri che abbiamo avuto ieri e l'altro giorno, lunedì, e quindi io partirei proprio col chiederti come nasce la Camilla traduttrice. Va bene. Allora, la Camilla traduttrice è nata a un certo punto verso i 16-17 anni, quando durante un viaggio di famiglia degli amici mi hanno prestato da leggere il libro dell'Hobbit in inglese. E io ne sono rimasta assolutamente affascinata e mi sono resa conto che man mano che lo leggevo nella mia testa mi dicevo: ma questo in italiano come lo diremmo? E ho praticamente iniziato a tradurmelo in testa. Poi ho pensato che il libro sarebbe piaciuto a mio fratello, che all'epoca aveva 13 anni e quindi non parlava molto l'inglese, e invece di fare come una qualsiasi persona normale, andare in libreria e acquistare la traduzione italiana esistente, mi sono messa a tradurlo io. Lui non ha mai visto una riga di questa cosa, però io ho capito che mi divertiva molto, ho fatto anche tutte le canzoni in rima, autoinventandomi la melodia in testa, tra l'altro, perché non c'era ovviamente una melodia prefissata, però ho tradotto una sessantina di pagine come mio divertimento e ho capito che era una strada che mi piaceva. L'anno successivo, tra l'altro, una mia amica che era appassionata di Harry Potter compiva gli anni a dicembre. Il quinto libro di Harry Potter doveva uscire in Italia dopo il suo compleanno, ma io avevo già l'edizione inglese comprata quell'estate a Londra e quindi per il suo compleanno le ho tradotto anche lì un paio di capitoli, poi stampati, rilegati, ho disegnato la copertina, insomma, ho fatto proprio. E lei tuttora mi dice che è uno dei regali più belli che abbia mai ricevuto. Per cui, insomma, la Camilla traduttrice è nata da questi piccoli esperimenti casalinghi e poi mi sono intestardita, ho detto bene, questo è quello che voglio fare nella vita e i miei genitori hanno provato a dirmi ma non preferiresti fare la chirurga, fare l'avvocato, io no, voglio fare la traduttrice e quindi poi ho seguito questa strada. Anche se devo dire, come vi avevo anticipato insomma, prima della diretta, che tanti traduttori letterari studiano per esempio appunto lettere, letteratura oppure lingue e letterature. Io invece ho proprio deciso che mi piaceva la traduzione a tutto tondo e quindi ho frequentato la scuola interpreti di Trieste, esperienza meravigliosa tra l'altro. E oggi appunto sono traduttrice letteraria e tecnica, quindi in entrambi gli ambiti.
Ecco, infatti questo ce lo stavi raccontando nel prediretta che appunto fai anche queste traduzioni tecniche, perché dicevamo, è vero, si parla di traduttori e quindi così come anche durante queste nostre rassegne, questi incontri delle nostre rassegne, abbiamo parlato spesso di traduzioni di libri, di romanzi, soprattutto di grandi autori, autori famosi, autori importanti, però il traduttore non è solo il traduttore dello scrittore che scrive romanzi, dello scrittore famoso, del classico famoso importante. Ci sono tanti modi di lavorare. Ecco, e tu ne hai detto qualcuno, è veramente molto interessante anche quello che ci hai raccontato. Ecco, quindi volevo chiederti di raccontarlo adesso anche ora, che così almeno possiamo magari anche dare un'idea per chi eventualmente voglia diventare traduttore. Ecco, quindi ci Esatto, sono quindi tanti. mi piacerebbe che chi aspira a fare questa professione capisca che, perché anch'io sono partita appunto con questi esempi dell'Hobbit, di Harry Potter, a dire ah, voglio tradurre libri. Poi la realtà dei fatti è che tradurre libri è bellissimo, è un'esperienza meravigliosa, però non è neanche così facile né viverci innanzitutto né riuscire a farlo in maniera continuativa, nel senso che tante volte magari si può tradurre un libro e poi rimanere per diversi mesi senza altri incarichi. Per cui io devo dire che non siamo tantissimi a fare questa doppia vita di traduttore editoriale e tecnico, perché la maggior parte si specializza o in una direzione o nell'altra. Però io ho trovato un equilibrio che a me piace molto, infatti sono traduttrice per lo più di saggistica, non soltanto, ma per lo più di saggistica, e il fatto di aver avuto anche una formazione più tecnica e di tradurre anche dei testi più tecnici, quindi con dei gergi particolari, dei lessici particolari, mi aiuta in alcuni ambiti della saggistica. Per esempio, ho tradotto un libro di botanica, ho tradotto un libro sulla Formula 1. In tutto questo, in tutti questi casi, ho dovuto approfondire molto i termini tecnici del settore e ovviamente trovare i traducenti giusti, e la mia formazione tecnica è stata fondamentale in questo senso. Poi c'è da dire che, appunto, come raccontavo, nella vita quotidiana, spesso mi capita di tradurre libri il pomeriggio perché ho, diciamo, più concentrazione, più tranquillità. Invece la mattina normalmente la dedico appunto ai progetti tecnici che possono essere siti internet, manuali, brochure. Stamattina ho tradotto parte di un manuale di tram. So come accoppiare carrozze di tram, riparare carrozzerie danneggiate, eccetera, eccetera. Si scoprono veramente tante cose. Oppure per un periodo ho tradotto un sito di crocchette per cani. Adesso, se avete cani diabetici, obesi, giovani, vecchi, grassi, col pelo lungo, col Chiediamo pelo a te. corto, so tutto. Cioè. Quindi devo dire che uno degli aspetti che preferisco del lavoro di traduttore è proprio questa ecletticità, per cui ogni giorno, ma anche nel mio caso quasi ogni ora, si impara qualcosa di nuovo su un argomento diverso. Poi alcuni si specializzano e quindi approfondiscono molto, altri invece magari fanno un po' questo, un po' quello, un po' quell'altro, come nel mio caso. E quindi insomma è molto divertente alla fine. Senti, quando eravamo in fase di preparazione della locandina, tra i nomi che avevamo scritto, su cui appunto hai lavorato, hai tenuto in particolar modo a specificarne uno. Posso chiederti di raccontarci? Mi riferisco a Michael Rosen. Michael Rosen, sì, ho tenuto a specificare Michael Rosen perché non è, diciamo, il più celebre degli autori che ho tradotto, però è stato il libro che più mi ha, diciamo, richiesto un lavoro di cervello, perché si chiama Il libro dei giochi ed è un libro che ti insegna a giocare con tutto quello che ti trovi attorno ogni giorno, incluse le parole. Quindi c'era un capitolo intero solo sui giochi di parole, e però in tutto il resto del libro Rosen, che è un autore di libri per bambini, quindi abituato a usare la lingua in maniera molto giocosa, scherzosa, anche a plasmarla e a modificarla un po' a suo piacimento, la usava in maniera molto scherzosa e
a partire dal fatto che inizia con caro lettore, poi dice no, aspetta, ciao, ricominciamo da capo, no? E quindi è proprio molto giocoso in tutto l'approccio, però il libro poi non è solo un libro per bambini, perché è un libro che spinge a riflettere appunto sul gioco come creatività, come modo di rivedere le regole, inventarsi le proprie regole e insomma imparare a vivere in una maniera anche un po' più leggera e sfruttando tutto quello che si è intorno, reinterpretandolo in una maniera diversa. Però questo ha voluto dire anche tanti, cioè è stata una ginnastica mentale pazzesca perché appunto soprattutto nella parte dei giochi di parole c'erano titoli di libri modificati, rime, limerick, giochi di parole di tutti i generi, alcuni anche risalenti, c'era un gioco di parole addirittura shakespeariano che ho dovuto un po' spiegare perché tradurlo era abbastanza impossibile, però è stato molto intenso ma molto divertente e trovo che per il lavoro di un traduttore sia stimolante una cosa del genere, perché davvero la testa dopo un po' ti scoppia, però senti che di giorno in giorno il cervello comincia a diventare più pronto alle sollecitazioni, dice aspetta, questa cosa adesso mi viene più facile, no? E ogni tanto mi manca un po' quel periodo, perché davvero sentivo uno stimolo continuo a esercitare tutte le risorse in mio possesso per riuscire a tradurre al meglio quello che diceva Rosen, e devo dire che ho anche ricevuto dei bellissimi complimenti da alcuni lettori sul lavoro che ho fatto, per cui sono molto, molto contenta. Senti Camilla, una cosa importante che esce sempre da questi incontri, ma anche parlando con i lettori, quello della traduzione, traduzione bella, traduzione brutta, rendere il più possibile quello che l'autore volesse dire, quindi insomma questa responsabilità del traduttore che deve trasmettere al lettore in italiano, che legge in italiano, quello che l'autore ha voluto dire in una lingua diversa. Ecco, tu di fronte a questa responsabilità come ti poni? In effetti è una responsabilità molto importante perché uno degli errori che si fanno più spesso e che io ai miei tempi ho fatto durante gli studi, ma che poi appunto i professori hanno subito sottolineato, quindi poi uno impara a non farla, è imporre un po' il proprio stile, la propria scrittura o addirittura un po' troppo la propria interpretazione del testo in quello che poi è la resa in italiano. Invece bisogna stare molto attenti e a me tuttora a volte capita di fare una prima bozza della traduzione, poi andare a rivederla limandola e di dire ah no, qui ho scritto questa cosa ma perché so che nella frase dopo succede questo, in realtà l'autore non è così esplicito e quindi limo e tolgo insomma, cerco di riadattare il tutto alla lingua dell'originale il più possibile, però mi rendo conto che riesco a farlo in maniera più efficace al secondo giro, diciamo, di lavorazione del testo, perché nel primo mi interessa in un certo senso arrivare in fondo, cioè so che ci sono traduttori che lavorano con metodi molto diversi, c'è chi lima le singole frasi già alla prima stesura fino ad arrivare a quello che la soddisfa, c'è chi, come nel mio caso, invece fa una prima stesura di massima con frasi piene di alternative, di barre, di cose e di sinonimi buttati lì dicendo vabbè, poi scelgo quello che mi convince di più. E a me interessa perché così riesco ad avere un senso del testo generale prima e anche una bozza già pronta nel caso di urgenze, problemi, eccetera, eccetera, che succede. E poi a lavorarci sopra andando più di fino al secondo, al terzo, al quarto giro, quindi insomma, torno sul testo tante volte. Invece sto di colleghi che preferiscono fare una prima stesura già perfetta, ma magari ci mettono il triplo del tempo rispetto a me, perché appunto limano e sistemano di volta in volta. E questo tra l'altro può verificarsi essere un problema quando arrivati alla fine del libro ci si rende conto che un certo termine che è stato reso nello stesso modo per tutto il testo in realtà andava tradotto in un'altra maniera, perché anche quello può succedere, che se c'è una qualche rivelazione o qualche specifica particolare verso la fine, uno dice ah no, questo termine l'ho tradotto così, ma in realtà
sarebbe meglio mettere quest'altra cosa e quindi bisogna ritornare su tutte le occorrenze. Nella... Scusami, no, continua, continua, scusa. Dimmi pure di. Nella diretta di ieri con Piumini, abbiamo affrontato la sua estrema fortuna. Ci ha raccontato che appunto ha incontrato alcuni degli autori che ha tradotto, come Sting, il poco conosciuto Bono, insomma, ha avuto delle occasioni fantastiche. A te è mai capitato? Hai un aneddoto curioso da raccontarci? Hai mai Allora, dovuto? sì, purtroppo in realtà no, nel senso che cioè, ho visto Leonard Cohen in concerto 2 volte, ma ben prima di tradurlo. Infatti, quando poi mi è arrivata l'opportunità di tradurre il libro delle sue interviste, ho scritto subito al redattore: come facevi a sapere che adoro Cohen? Lui, veramente non lo sapevo, ma ho pensato di proportelo e io impazzita, ho detto: ah, è bellissimo, fantastico. Però lì purtroppo poi non c'era già più, quindi non c'era neanche la possibilità di dire: guardi, che ho tradotto il suo libro, posso stringerle la mano. Ma appunto aver assistito comunque a quei concerti è stata un'opportunità preziosa per vederlo dal vivo e credo che mi abbia in un certo senso aiutato un po' anche poi nella traduzione. Per quanto riguarda gli altri, non mi è mai capitato. Anche se mi è capitato di avere una corrispondenza via email con un'autrice, Masa Mengiste, di cui ho tradotto un breve racconto per The Italian Review, che è la rivista online del Saggiatore, e lì appunto, siccome avevo qualche dubbio, e tra l'altro Masa sa l'italiano, le ho chiesto se andava bene, insomma, la traduzione di un paio di cose. Una in particolare era un dettaglio minuscolo, però che così nella mia testa faceva la differenza, che si parlava di questa porta blu in un paese in Etiopia, e io avendo vissuto per un periodo anche in Marocco, so che spesso viene usato l'azzurro sulle case in Africa perché dicono che tiene lontano le zanzare, e che blu spesso in inglese non vuol dire blu scuro, ma viene usato anche per l'azzurro, quindi gli ho chiesto un chiarimento su questo punto, e lei mi ha detto: sì, effettivamente intendevo light blue, quindi azzurro. Da lì, insomma, anche l'esperienza pratica è utile in questo senso. Ecco, invece io volevo chiederti, visto che tu sei anche, hai tradotto anche, questo stavamo parlando nel prediretta, una scrittrice straordinaria come Joyce Carol Oates. Tra l'altro, mi dicevi che non è stata una traduzione unica, cioè non sei stata l'unica traduttrice, e in questa edizione di traslazioni stanno venendo fuori tutte queste collaborazioni, tra traduttori. Quindi lunedì abbiamo parlato col collettivo delle quattro traduttrici di Spare, la biografia del principe, l'autobiografia di Harry. Ieri sera Piumini ci ha detto che anche lui collabora a più mani con gli altri, con altri traduttori. Ecco, e io appunto volevo chiederti cosa ha significato tradurre una scrittrice come Joyce Carol Oates, che è una delle più grandi scrittrici americane viventi, credo non solo americane, più volte nominata, candidata al Nobel. Io spero che prima o poi glielo diano, anzi dovrebbero affrettarsi perché insomma non è più proprio giovanissima. Ecco, quando si ha una traduzione, si deve tradurre un autore, un'autrice di questo genere, che cosa si prova, cosa si pensa? Tra l'altro mi dicevi anche che è stata una traduzione un po' particolare, anche per i tempi. E anche questo è un aspetto della traduzione a cui a volte non pensiamo, perché uno dice: vabbè, si dà il libro da tradurre al traduttore, lui si prende il suo tempo, lo traduce, e non è proprio così, ecco. In genere ti danno il libro da tradurre e una scadenza. Tu provi a negoziare, magari cedono una settimana o due, ma cioè, dipende quanto ci tengono che sia tu a tradurre quel libro. Quindi nel mio caso di solito le scadenze più o meno sono quelle e sono quelle. Però nel caso della Oz è stato particolare perché in realtà il libro, da come ho capito, era stato affidato a un altro traduttore che ha avuto un problema all'ultimo momento. E quindi alla fine la casa editrice l'ha affidato a me e altre 3 persone, tra cui Valeria Gorla, che è stata intervistata l'altro giorno per Spare,
dividendolo in quattro parti, e avevamo, se non sbaglio, 3 settimane per tradurre ognuna la sua parte, per cui è stato comunque un lavoro impegnativo perché il tempo era poco, il libro non è lunghissimo, però comunque bisognava leggerlo, capire qual era la propria parte, ritradurre quella, e poi c'è stato, abbiamo cercato il più possibile di confrontarci almeno sull'uso di certi termini e di per una certa uniformità, anche se purtroppo non abbiamo potuto rileggerlo tra di noi come hanno fatto invece per Sper, perché appunto i tempi tecnici non lo consentivano. Ed era un libro che poi quell'anno la casa editrice ha portato al Salone del Libro di Torino, aveva portato proprio 4 libri di Joyce Carol Oates tutti insieme da presentare, e credo che abbia portato solo quelli a quell'anno al Salone di Torino, per cui doveva essere pronto per essere, insomma, portato al salone a maggio, e mi ricordo che abbiamo dovuto lavorare con dei tempi strettissimi, però lo ricordo anche che quando l'ho letto ho pensato, però si capisce perché, insomma, è una grande scrittrice, e ho fatto del mio meglio per cercare, insomma, di rendere la mia parte. Poi devo dire che ci sono anche rimasta un po' male perché a un certo punto c'era un gioco di parole per cui io avevo, perché ricorreva in 2 punti diversi del testo, e io avevo tradotto in un certo modo, mettendo una nota per il revisore dicendo qui ho tradotto così perché, e poi avevo mandato un file di note a parte in cui c'era proprio 5 alternative dicendo se non ti piace quella che ho messo potresti mettere così, così, cosà. E invece poi ho visto che hanno probabilmente appunto per fretta, poco tempo, non lo so, hanno annullato il gioco di parole, ma così, insomma, ci sono un paio di punti, di dettagli che perdono un po' di senso. Però è stata una bella esperienza trovarsi di fronte a un testo di quel calibro, perché lo senti, si sente tanto la differenza, soprattutto se traducono, diciamo, altre cose meno alte prima. E mi sarebbe piaciuto avere più tempo da dedicare a questo tipo di cosa. Però sulle traduzioni a più mani ci terrei anche a citare un'esperienza che ho fatto durante un master, perché io dopo la laurea ho fatto un master in traduzione letteraria all'Agenzia Tutta Europa di Torino, che è stata un'esperienza stupenda e in cui ho conosciuto anche, diciamo, dei traduttori italiani di un certo calibro. E devo dire che lo stage, insomma, alla fine, il tirocinio alla fine dei corsi prevedeva la traduzione di un libro in tutti gli allievi del corso, cioè abbiamo tradotto a 32 mani, in 16, un libro di Burton che era Viaggio in Francia in automobile, e all'inizio io ero preoccupata che potesse essere, diciamo, un pasticcio tradotto in così tante mani. Invece è stata un'esperienza meravigliosa perché si è visto come ognuno di noi traduceva la parte che gli era stata assegnata al meglio delle proprie possibilità. Poi ci confrontavamo prima a 2, poi a 4, poi a 6, poi a 8, eccetera, eccetera, e il testo in un certo senso riusciva a fiorire oltre le possibilità dei singoli, perché ognuno di noi metteva quella che era la sua sensibilità linguistica, la sua esperienza personale, il suo vissuto, il suo modo di scrivere al servizio del testo, però spesso l'alternativa migliore non veniva dall'uno o dall'altro, ma dall'insieme delle 2 cose, o comunque dal ragionarci sopra tutti insieme. E devo dire che questa è stata un'esperienza che mi ha molto aperto gli occhi per certi versi, che mi piacerebbe ripetere con altre traduzioni a più mani, fatte però in tempi ragionevoli, possibilmente. E senti, invece Bob Dylan. Allora, Bob Dylan è stato uno dei 2 libri di Jeff Burger che mi sono stati affidati da tradurre. Il primo era quello di Cohen, a cui ho già accennato. E sono state 2 esperienze per certi versi simili, per certi versi molto diverse, perché ovviamente si tratta di 2 autori molto diversi tra loro. Io, vabbè, adoravo Cohen, quindi quel libro l'ho tradotto con le stelline negli occhi e il timore di dire, oh mio Dio, ma io davvero devo tradurre diciamo, questo poeta più che cantante che è Cohen. E sono 2 libri, adesso ne parlo in parallelo perché appunto sono tutte e 2 raccolte di interviste sulle 500 pagine, quindi consigliate soprattutto ai veri appassionati. Però è molto bello perché in entrambi i casi
emergono dei tratti della personalità dei due cantanti che magari è difficile cogliere, diciamo, guardandole ai concerti, leggendo sugli articoli così di tanto in tanto. Invece lì è come se per certi versi si raccontassero loro, no? Direttamente a te che leggi. Però devo dire anche che tradurre libri di interviste è interessante, ma è anche complesso, perché banalmente l'inglese usa sempre you, e invece, soprattutto per Cohen, diciamo Bob Dylan anche lui usa sempre il tu, nel senso, lì non ho avuto tanti dubbi per il modo in cui si poneva nelle interviste, che fosse sempre molto diretto, mentre nel caso di Leonard Cohen, essendo lui, diciamo, un po' più formale, un po' più galantuomo, un po' più anziano anche all'epoca in cui ha avuto successo, c'è stata tutta una serie di riflessioni che ho dovuto fare su, ma qui avrà usato lo you come tu o lo you come lei, soprattutto quando magari parlava alle donne, perché aveva sempre questo fare un po' fascinoso, questo atteggiamento un po' così seducente, ma con galanteria, insomma, da galantuomo. E quindi in alcune interviste, dopo un po' diventava ovvio che c'era da usare un modo più formale, in altre invece ha rilasciato anche interviste, diciamo, non proprio sobrio, e quindi diciamo che in quelle sicuramente era un po' più informale come cosa. E anche Bob Dylan, su questo tutti e due hanno rilasciato delle interviste in stati non del tutto di sobrietà, però devo dire che è molto divertente leggere tutti questi materiali. Poi verso la fine, soprattutto nel libro di Cohen, alcuni degli aneddoti che lui raccontava tendevano a ripetersi un po', perché ovviamente diventano quelli più famosi e quindi i giornalisti magari per primi glieli chiedevano. Però devo dire che davvero se si è appassionati dei due personaggi, vale la pena, insomma, leggerli per approfondire. E mi ha fatto anche molto sorridere che Cohen ha citato Dylan abbastanza spesso nelle sue interviste. In particolare c'era un episodio in cui diceva, gli hanno chiesto, insomma, quanto ci metteva a scrivere le sue canzoni, insomma, se era un processo lungo, se è molto intenso. E lui diceva: sì, io per un giorno mi sono ritrovato con Dylan per una chiacchierata, lui mi ha citato un pezzo di una sua canzone, io ho detto: ah, che meraviglia! Lui ha detto: sì, pensa che l'ho scritta nel vetro di un mazzo su un tovagliolino di carta in un quarto d'ora. E invece poi diceva: io invece per scrivere Alleluia ci ho messo un anno. E quindi erano proprio due modi completamente diversi di comporre, ma con dei risultati in entrambi i casi, diciamo, diversamente eccellenti. Senti Camilla, nella locandina abbiamo anche messo Catherine Mansfield, che è una scrittrice, insomma, un pochino più age, ecco, quindi un po' più classica. Quando ti trovi a dover tradurre questi autori che non sono contemporanei e quindi il linguaggio è cambiato anche soltanto negli ultimi decenni, quindi se pensiamo, non so, alle traduzioni di Cesare Pavese, adesso sono considerate, pur essendo delle traduzioni che ancora vengono utilizzate, però si dice, vabbè, sono magari traduzioni da un punto di vista del linguaggio un pochettino più superate, perché il linguaggio ha questa, si adegua ai tempi in maniera molto molto veloce. Ecco, tu come ti regoli quando devi tradurre dei testi di qualche decennio fa, quindi degli autori un pochino più classici? Preferisci comunque stare su un linguaggio un po' più formale, oppure cerchi di dare un taglio un po' più moderno, adeguandolo un pochettino di più a quelli che sono i nostri tempi? Allora, bella domanda, nel senso che in realtà non mi è capitato spesso di tradurre testi age, come dicevi, però in questo caso è stato per certi versi facile, perché il linguaggio di Mansfield di per sé è abbastanza non formale, però dotato di una delicatezza e di una
uso delle parole che appunto ha reso, non avrei mai potuto usare un lessico colloquiale per tradurre il suo racconto, diciamo. Quindi ho mantenuto un lessico ovviamente non arcaico, però abbastanza formale e abbastanza insieme delicato, non so come dire, aveva questa sua formalità e delicatezza, soprattutto nella descrizione di panorami, di ambienti, di azioni che ho cercato di mantenere anche nell'italiano, però non ho dovuto riflettere più di tanto sull'aspetto appunto della modernità linguistica, perché lei stessa si poneva in un modo e raccontava cose che non me lo hanno richiesto. Però devo dire che sì, è un problema che si pone, ne discutevamo l'altro giorno con una collega che ha dovuto revisionare un libro ambientato nell'Ottocento, in cui la traduttrice aveva usato però un lessico molto colloquiale, cose tipo tazzare una bottiglia o imbrattarsi con qualcuno, insomma delle cose che uno dice per un libro di fine 800 non si possono mettere queste cose, bisogna scegliere delle alternative un pochino più formali e poi bisogna stare attentissimi agli anacronismi, nel senso che certe volte si rischia di inserire delle cose che all'epoca non esistevano ancora. Ecco, per esempio in questo caso nel libro di Dylan, lui usava un lessico degli anni 60, per cui io all'inizio ho avuto delle difficoltà perché lui diceva tipo I dig this, I dig that, che vuol dire mi piace questo, mi piace quello. Oggi si dice I like, ma lui diceva I dig, oppure this cat, this other cat, per dire questo tizio, questo tipo, no? E io all'inizio neanche di preciso sapevo cosa volesse dire, cioè ho dovuto fare un po' di ricerche, adesso dig anche si capiva, però su alcune cose ho dovuto dire ok, quindi questa è una terminologia di quegli anni. Ho provato a chiedere, insomma, anche ai miei genitori per dire, ma negli anni 60 voi come dicevate questa cosa? E alla fine diciamo che ho cercato di dare una resa un po' più così, che fosse adeguata soprattutto al tono, non tanto alle singole parole, perché era un po' difficile, diciamo, essendo io nata negli anni, fine anni 80. Non ho molta esperienza del lessico degli anni 60, però mi sono informata e ho fatto il possibile per rendere, diciamo, anche quell'aspetto lì. E invece un altro libro di cui c'è scritto qualcosa nella locandina e mi piacerebbe, diciamo, dire due parole, è quello di Edward White, che è una biografia di Alfred Hitchcock, si chiama Le 12 vite di Alfred Hitchcock, e anche quella è stata un'esperienza molto interessante e lo consiglio come lettura perché non è la solita biografia del è nato qui, ha fatto così, ha fatto cos'ha, insomma un po' in ordine cronologico, che per carità può essere interessante, però. Mi è piaciuto molto il fatto che sia divisa in 12 capitoli che ne analizzano 12 aspetti diversi della vita di Hitchcock, quindi ovviamente il suo approccio come regista, ma anche si inizia da appunto la sua infanzia, la sua vita come bambino, le esperienze che ha vissuto, e poi ci sono tutta una serie di aspetti, il suo rapporto con le donne, il suo rapporto con il cibo. E per ognuno di questi vengono raccontate, diciamo, le vicende principali e poi aggiunti degli aneddoti interessanti. Per esempio, nel capitolo sul suo rapporto con il peso, che si intitola Il grassone, perché lui stesso aveva usato una parola, diciamo, un po' denigratoria per riferirsi a se stesso. Adesso in questo momento ho un vuoto e non mi ricordo com'era l'originale inglese, però mi ricordo che ho pensato a lungo se mettere il ciccione, l'uomo grasso, cioè l'uomo grasso sarebbe stata l'alternativa più neutra, però poi in un'intervista o insomma, un dialogo lui stesso usava quella stessa parola per autodenigrarsi e quindi ho pensato che potesse essere una traduzione adeguata a questa cosa. Una delle cose che mi ha divertito molto scoprire è che, per esempio, lui è famoso per i camei che faceva nei suoi stessi film, cioè per il fatto che trovava ogni modo per comparire in qualche scena, una volta come signore che tiene in braccio un bambino che gli fa la pipì addosso, un'altra volta come volto che passa dietro, che risponde al telefono, così. E c'è stato un film che si chiama Prigionieri dell'Oceano,
ed è tutto ambientato su una scialuppa di salvataggio, per cui come fa uno a fare un cameo a bordo di una scialuppa di salvataggio dove non è che può comparire un personaggio che prende e se ne va. E invece c'è riuscito anche questa volta perché c'è uno dei personaggi che legge un giornale e sul giornale si vede una pubblicità di una dieta dimagrante con la foto di Hitchcock prima e dopo, che tra l'altro era una pubblicità alla dieta che Hitchcock aveva effettivamente fatto in quel periodo, per cui le foto sono assolutamente vere, però è riuscito a fare questo cameo, secondo me geniale, di appunto mettersi come pubblicità, tant'è che poi tantissime persone hanno chiamato lui o insomma i suoi uffici per chiedere dove trovare questo prodotto miracoloso che ti faceva fare la dieta. E lui diceva: no, in realtà è un'invenzione, io ho fatto una dieta di tot mesi o tot anni addirittura, per riuscire a perdere tutti questi chili, però se avesse voluto pubblicizzare, inventarsi, non so, uno yogurt, così poteva spacciarlo per questo prodotto così di successo. Però è pieno di aneddoti così questo libro, per cui è molto divertente anche quello da approfondire. Sì, poi Hitchcock era veramente un genio, quindi era davvero geniale. Bene. Sì, anche questo Questa. libro ne approfondisce, scusa, sia le luci sia le ombre, quindi diciamo è interessante perché era un personaggio assolutamente geniale, ma anche diciamo per certi versi un po' controverso, un po' difficile, un po' che faticava a vivere con il suo corpo e con se stesso, e questa cosa emerge diciamo sotto tanti aspetti. Bene, bene, ah, ci siamo. Mentre raccontavi l'episodio, mi veniva in mente che adesso viviamo con gli influencer. In realtà lui all'epoca lo era già involontariamente. È vero, È infatti. vero, è vero. Chissà cosa avrebbe combinato se avesse avuto TikTok. Assolutamente. Dunque, lunedì, tra le varie domande, i vari discorsi e le varie tematiche che abbiamo affrontato con il collettivo di Sper, le ragazze hanno portato a conoscenza, tra l'altro, una cosa di cui io e Laura non eravamo assolutamente a conoscenza, che è uno degli aspetti forse negativi del vostro lavoro di traduttori, ossia la parte che poi non vi tutela. Dovrebbe tutelarvi, ma poi non vi tutela. Io, se Laura è d'accordo, volevo un attimo approfondire perché se più sottolineiamo questi concetti, secondo me poi più se ne parla, forse Meglio si è, muove sì, è vero. qualcosa. Sì, devo dire che allora io ho seguito sia l'intervista di lunedì sia l'intervista di ieri con Michele, anche perché sono tutti amici, per cui insomma anche Giovanni più tardi seguirò con molto piacere. E quindi quando avete fatto quella domanda, devo ammettere che il mio primo pensiero su qual è il lato negativo della vita da traduttore in realtà sarebbe stato la solitudine, però su questo poi posso tornare in un secondo momento. È verissimo quello che aveva detto Manuela, che il problema principale in realtà del fare il traduttore, soprattutto letterario, che quindi lavora con ritenute notule e ritenute d'acconto, ma anche per chi come me lavora con la partita IVA e fa anche traduzioni, diciamo, di altro genere, è che non esistono, si è freelance e quindi non esiste nessun tipo di tutela, per cui non c'è malattia. Io qualche anno fa purtroppo ho avuto un problema ai polsi che mi ha costretto a rallentare molto il lavoro e non ho avuto nessun tipo di, diciamo, possibilità di dire questi giorni me li prendo, ma riesco comunque insomma, ad avere una malattia o qualcosa del genere, e per cui è abbastanza. Diciamo, bisogna sapere che se si va in ferie non ci sono le ferie pagate, se si ammala non c'è la malattia pagata, la pensione anche lì è un po' quella che è, però insomma è un lavoro che d'altro canto ti concede anche delle grandi libertà, quindi ci sono molti pro e contro. È vero che dal punto di vista legislativo non siamo tutelati, non esiste un albo dei traduttori, esistono delle associazioni e dei sindacati, però non esiste un albo ufficiale né dei traduttori tecnici né dei traduttori letterari, scusate. E adesso è stata emanata una legge che però deve essere ancora recepita in Italia sul diritto d'autore, che dovrebbe
aiutare i traduttori a farsi riconoscere ricompensi più adeguati, però io sono del sindacato traduttori editoriali Strade e sono girate innumerevoli email sulla questione in cui si dice che tanti colleghi hanno nei nuovi contratti hanno cercato di far accettare delle condizioni più eque citando questa legge, però le case editrici fanno ancora un po' le ignore, dicono no, ma noi non ne sappiamo niente, non abbiamo ancora deciso come recepirla, non abbiamo ancora deciso come muoversi, quindi in qualche caso si è riuscito a ottenere qualche successo almeno sulle cessioni dei diritti, su insomma, alcune piccole cose, però è ancora una battaglia diciamo abbastanza lunga, anche perché per esempio, soprattutto nel caso di libri come Spare, come quelli tradotti dalle colleghe che sono diventati bestseller, la maggior parte delle case editrici non riconosce royalties, quindi si viene pagati a, diciamo, forfè una volta tanto e poi se il libro vende 10 copie, 1000 copie o 100.000 copie, al traduttore non cambia assolutamente niente, cosa che personalmente, ma non solo personalmente, ritengo abbastanza sbagliata, nel senso che se un libro riesce a vendere centinaia di migliaia di copie è anche perché la traduzione è valida, diciamo. E quindi da quel punto di vista sì, purtroppo mancano ancora tantissime tutele, sarebbe bello che ci fossero delle leggi, delle iniziative più forti in questo senso, anche se il sindacato Strade fa tanto, e, insomma, pian pianino si sta muovendo qualcosa. Già come dicevate con Michele, adesso tante case editrici cominciano quantomeno a mettere i nomi in copertina o insomma in maniera più visibile. Io devo dire che ho la fortuna di aver lavorato soprattutto con il Faggiatore che da qualche anno mette i nomi sempre in copertina, perché su tutti gli ultimi libri che ho tradotto il nome c'è, almeno quello. Però diciamo che sì, è un lavoro che può essere complicato sotto questi aspetti. Ecco, io chiuderei appunto con quello che stavi dicendo a proposito della solitudine del traduttore, ecco. Sì, che diciamo, il lavoro del traduttore è un lavoro che può essere solitario perché ovviamente si è davanti al testo, davanti al computer, col libro di fianco e spesso richiede anche una concentrazione, per cui è più facile lavorare, diciamo, da soli. Però con tutti gli altri partecipanti a questa rassegna, quindi con Valeria, con Sara, con Manuela, con Laura e Michele e anche con Giovanni, noi in particolare abbiamo un gruppo di co-working che si ritrova una volta ogni 2 settimane per un pranzo, qualche chiacchiera e poi si cerca di lavorare insieme, anche se di solito le ore di chiacchiera superano quelle di lavoro. Però è molto bello perché ci si può confrontare su tante tematiche, ci si può chiedere aiuto reciproco per magari risolvere appunto qualche frase particolarmente ostica o qualche problema particolarmente rilevante. Per cui fino a qualche anno fa io non vivevo neanche a Milano e quindi era un lavoro appunto per certi versi molto più io e il mio computer, che poi la cosa bella è che lo si può fare dove si vuole, per cui ho anche fatto tanti viaggi per mia fortuna, però devo dire che adesso avere questo gruppo di colleghi con cui avere un confronto continuo e insomma anche incoraggiamenti e scambi di informazioni, anche collaborazioni, oppure se è capitato che uno di noi avesse una proposta di libro da fare e l'altro diceva: guarda, conosco questa casa editrice che potrebbe essere interessata, gli chiedo e ti faccio sapere cosa mi dicono, oppure ti metto in contatto, ti do il contatto. Quindi è molto bello poter avere un gruppo così a cui fare riferimento. Sì, vero, è vero, è vero, è sempre bello confrontarsi, è importante anche confrontarsi con i colleghi. Bene, Valentina, ringraziamo allora la Grazie. nostra Camilla Pieretti, grazie, grazie Grazie mille. mille per Grazie a aver voi. condiviso con noi la tua esperienza.
E sì, appunto, ci vediamo tra non molto ancora per l'ultimo evento di questa terza rassegna, di questa terza edizione della rassegna. E quindi, niente, ringraziamo tutti quanti. Vedo che c'è un commento. Stefania Vigrani, grazie per aver toccato e approfondito vari argomenti da un punto di vista pratico. Sì, è vero, perché lo dicevamo un po' all'inizio, no? Quindi a volte si hanno idee romantiche, non solo del lavoro del traduttore, a volte anche di altri lavori, però ecco, il lavoro del traduttore, quest'idea un po' così romantica di dire, ah, traduco Shakespeare, traduco Jane Austen, così, però insomma poi alla fine bisogna anche mangiare e pagare Esatto, diciamo che c'è anche chi ci riesce a tradurre solo grandi autori, però soprattutto all'inizio e per fare gavetta bisogna adattarsi un po' di tutto e di più, ma è un lavoro che personalmente trovo molto remunerativo anche quando mi trovo a tradurre le pompe idrauliche perché appunto si approfondiscono mille argomenti di mille settori e alla fine si impara tanto di tutto un po'. È un lavoro per persone curiose, credo. È vero, è vero, è vero. E E poi se poi. posso dire, scusa Laura se ti ho interrotto, Vai, vai. a te non mancheranno sicuramente argomenti di conversazione perché No, comunque. infatti, ecco sì. Vero, vero, sì. No, Stefania diceva Cohen forever, e quindi chiudiamo con questa, ed effettivamente ha ragione. Bene, grazie, grazie infinite a Grazie tutti, Camilla. grazie Camilla, grazie Grazie. a tutti. Ci vediamo dopo Ciao. Valentina. Ciao a A tutti, dopo. grazie, a dopo, ciao.